Ragazzi, fatemi vedere che siete felicissimi di questo nuovo update. Ormai sono praticamente 10 giorni che non vi chiedo un mi piace perché sto facendo gli sneak peek e lì, se avete notato, non vi ho mai chiesto un mi piace. Qui però, ragazzi, volevo provare a invogliarvi e farmi capire, fatemi capire che ci siete e come su questo canale. Ragazzi, lasciatemi un pollicione in su, fatemi vedere che ci siete come ai vecchi tempi, davvero voglio vedervi il più coinvolti possibile. Ragazzi, in questo video c'è un bel po' di lavoro dietro, quindi mi auguro che possiate apprezzarlo. Lasciatemi un commento qui sotto con tutto ciò che pensate di questo aggiornamento. Cosa vi piace e cosa non, vi prego ragazzi, perché i vostri commenti sono essenziali su questo canale. Buona visione. Ragazzi, partiamo subito con la prima novità, ovvero questa arena nuova introdotta a partire dalle 2600 coppe. Chiaramente la nuova arena 10 sarà l'arena leggendaria, sempre raggiungibile dalle 3000 coppe. Qui vediamo le differenze di ore e carte fra l'arena 8 picchio ghiacciato e l'arena 9, per l'appunto l'arena giungla. Io ringrazio infinitamente ShiftPath e OrangeJuice che stanno fornendo un sacco di materiale in inglese, chiaramente, che noi dopo andiamo a tradurre per tutta la community, quindi grazie di cuore ragazzi. Inoltre ragazzi, questa Arena 9 mi ricorda vagamente l'edit che fece un mio collega, ovvero Dragosti, che saluto tra l'altro. Mi sembra molto molto bella perché ricorda tantissimo una giungla, ricorda molto queste fogliame, questo goblin madre messo alle due estremità della parte frontale. Adesso andremo a vederlo più nei dettagli, come vedete qui sono due teste di goblin. È molto molto bella, sembra molto curata. Purtroppo non potrò giocarla perché, come detto poco fa, sbloccabile e giocabile dalle 2600 fino al 2999 coppe. A superare il 2999 si andrà chiaramente come sempre nell'arena leggendaria. E questa cosa un po' mi dispiace perché volevo proprio giocarla, mi piace un sacco, è proprio strutturata in modo molto Indiana Jones e questa cosa mi piace molto molto. Le altre novità introdotte, ragazzi, sono queste nuove quattro carte. La prima di esse è una carta epica, ragazzi, non vi leggerò le statistiche perché le potete leggere voi, deve essere un video abbastanza rapido, ovvero l'Executioner, tradotto dall'inglese penso sia il boia o l'esecutore, adesso ognuno l'ha tradotto come vuole, ma non importa più di tanto. Qui, ragazzi, andiamo a vederlo in azione. Come vedete, ShiftPath mette in campo due Executioner, uno chiaramente specchiato e in successione va clonarli. Questi video, ragazzi, li abbiamo già visti, però per chi non si è interessato alla cosa, qui c'è un riassunto di tutti gli sneak peek in un solo video. Come vedete, attacca in un modo molto molto rapido lanciando questa sorta di arma che ha lui, molto interessante perché sembra fare molto danno, però ricordiamoci, ragazzi, che qui c'era anche il rage, quindi la furia sopra, quindi il danno è sicuramente molto più aumentato. La seconda carta introdotta, ragazzi, sono i Dart Goblin, dal costo di 3 di Elisir, chiaramente sbloccabile anch'esse in Arena 9. Carta molto interessante perché colpisce innanzitutto molto rapidamente e poi colpisce sia in aria che in terra. Adesso andremo a vedere più nel dettaglio la carta. Chiaramente sono sempre gameplay che sono chiaramente forniti da ShiftPath e a tutti i suoi collaboratori. Adesso andremo a vedere nel dettaglio la carta. Qui, per l'appunto, lancia i due Dart Goblin, li va a clonare da molto distante, quindi hanno un range secondo me molto molto ampio perché sparano praticamente da appena appena al di là del ponte. Mi ricorda vagamente la principessa, carta che a me piace molto, non vedo l'ora di sbloccarla, non vedo l'ora di trovarla perché voglio assolutamente crearci dei mazzi intorno. Sicuramente ci saranno un sacco di combo da fare, sono nuove carte per fermare mastini e carte insomma volanti. La terza carta introdotta, ragazzi, sono, perché sono in più di uno, i Battle Ram o Ram, dipende come lo si voglia pronunciare. È una carta rara dal costo di 4 di Elisir. Molto interessante perché secondo me, ragazzi, sarà una delle carte che verrà nerfate il prima possibile. Adesso andremo a vederle in battaglia. Come vedete, ragazzi, sono due. Ah no, scusatemi, non sono due. Un, come sempre, è barbaro. Però vedendoli sdoppiati per via dello specchio mi sono confuso, colpa mia. Un barbaro al costo di 4. In successione, con il tronco, vanno a schiantarsi tipo ariete contro la torre. E una volta che l'ariete, ovvero il tronco, si rompe, vanno a colpire come dei barbari normali. Chiedo venia, il barbaro è uno solo, mi sono confuso perché visto che ShiftPath li specchia, semplicemente pensavo fossero due, invece no, un barbaro. In questo caso, ragazzi, come ultima carta abbiamo la Goblin Gang. Qui, ragazzi, abbiamo ben 6 Goblin, 3 con le lance e 3 con i coltelli al costo di 3 di Elisir. Questa qui, ragazzi, penso che sarà una delle carte più utilizzate in assoluto su Clash Royale appena uscirà. Perché è vero che basta un tronco, una scarica per fermarli, ma non sempre li si hanno disponibili in quel momento. Quindi poter lanciare ben 6 goblin al costo di solamente 3 di Elisir, secondo me, davvero è una carta che penso verrà super 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 usata, verrà proprio uber abusata. Quindi mi auguro che qualcuno trovi un modo per fermarli. Qui chiaramente abbiamo la Goblin Gang specchiata e in successione clonata, quindi non sono così tanti i goblin, sono semplicemente 6, però loro chiaramente, per far capire un po' meglio quanto sono forti, li specchiano e li clonano. Qui appunto li abbiamo visti in azione, carta molto molto interessante anche questa, hanno fatto 4 carte davvero secondo me
pazzesco. La nuova novità, ragazzi, è quella di poter richiedere delle carte epiche. Solo ed esclusivamente la domenica nelle clan potremo richiedere delle carte epiche. In questo caso avremo un golem. Donando carte epiche riceveremo chiaramente dell'oro e delle esperienze. Inoltre hanno ridotto il costo di oro per comprare le carte epiche dallo shop. Cosa molto interessante, perché è passato da 2000 a 1000, quindi il 50% in meno, ed è una cosa molto molto interessante. Inoltre, come offerta speciale abbiamo l'Epic Chest, quindi il baule epico, contenente ben 20 carte epiche, sempre al costo di 10.000 di oro. Chiaramente parliamo sempre dell'arena 9 e 10. Scendendo chiaramente ci saranno meno carte, ma costerà anche di meno. Qui vediamo un piccolo chest opening del baule, in cui troviamo addirittura, l'Executioner, insomma, per far capire un po' le differenze di questo baule. 20 carte epiche, promosso alla grande, perché finalmente ha un senso comprare questo baule. Una nuova novità introdotta, ragazzi, è il baule del clan. Come si ottiene questo baule del clan, ragazzi? Qui cercherò di essere riassuntivo, perché è un update un po' lungo anche da spiegare. Giocando in online, in questo caso multiplayer contro delle persone casuali, in battaglia normale, otterremo delle corone. In questo caso Orange Juice ha ottenuto 3 corone. Queste 3 corone, oltre a completare la crown chest, andranno a completare anche il clan chest, o la clan chest, che sarà chiaramente riempita da tutti i partecipanti del clan. Bisogna arrivare entro una stagione, ovvero 14 giorni, a 100 corone. Una volta ottenute queste 100 corone si sbloccherà il baule numero 2, così fino ad arrivare al baule numero 10. Una volta sbloccato tutti i 10 livelli potremo aprire questo baule, chiaramente se non finisce prima la stagione, altrimenti apriremo il baule di livello 5, se siamo arrivati a quel tot di livello, chiaramente. L'obiettivo è semplicemente quello di fare le più corone possibili in multiplayer per arrivare al baule massimo. Se usciamo e rientriamo dal clan, però dovremo aspettare la fine della stagione, quindi 14 giorni, per poter continuare a dare una mano al nostro clan. Se purtroppo nessuno, per motivi propri, non riesce a fare neanche una corona, non riceverà nessuna carta del baule alla fine della stagione. Quindi bisogna almeno aver fatto una corona. Che tu ne faccia 100 o che tu ne faccia una, sempre il numero di carte che becca il primo, beccate voi. Quindi se voi fate una corona e un altro ne fa 99, ricevete lo stesso numero di carte alla fine della stagione, non vi preoccupate. Un'altra cosa interessante, ragazzi, è il fatto che, per l'appunto, per fortuna hanno fatto il fatto che non si possa uscire e rientrare, perché altrimenti uno entrava e usciva da 37 clan diversi e succedeva un degenero. Qui per l'appunto abbiamo a sfondo la differenza di chi fa 50 corone e chi ne fa 0. Chi ne ha fatte 0 non riceverà in alcun modo nessun tipo di premio. È una cosa interessante, perché così almeno nessuno può abusare di questa cosa in futuro. Secondo me, ragazzi, è una cosa bellissima. Ed inoltre, che voi siate in top 200 o che voi col clan, dico, che voi siate, non siate neanche nella top, non importa, il numero di carte nel baule di livello 10 sarà uguale per tutti. Chiaramente anche se siete in arena 1 riceverete lo stesso numero di carte, così come se sarete in arena 9 o 10 visto la nuova. Ovviamente non potrete sbloccare carte dell'arena 8 se non siete in arena 8, e così via per l'arena 9, è ovvio. Se non siete in un'arena non potrete sbloccare ovviamente la carta d'appartenenza di quell'arena. Niente, qui adesso vedremo per l'appunto, in questo caso, che si è aperto un baule di livello 5 che ottiene davvero, si ottengono davvero un sacco di carte. C'è ovviamente la possibilità di ottenere una leggendaria. Qui abbiamo anche un piccolo recap delle carte che abbiamo trovato. Qui per l'appunto adesso aprono un baule di legno normale, c'è sempre un recap per quanto riguarda tutte le carte che abbiamo trovato nel baule. Questa cosa è molto molto interessante, una cosa stupida, però secondo me è molto molto buona. L'ultima novità introdotta, ragazzi, è questa nuovo challenge, nuovo duello che potremo fare con delle persone casuali. È semplicemente una nuova sfida in cui noi potremo selezionare 4 carte e il nostro avversario invece sceglierà le altre nostre 4 carte. In questo caso vedete che fra 18 secondi comincia la battaglia. Se noi possiamo scegliere una carta fra il golem e il goblin, scegliendo il golem del ghiaccio, in automatico il goblin andrà all'avversario. Una volta selezionate le nostre 4 carte, l'avversario selezionerà le nostre 4 carte. Come vedete, ragazzi, noi non potremo vederle fino a quando non comincia la partita. Una nuova, secondo me, sfida bellissima. Una cosa interessante è che si può fare questa cosa anche durante gli amichevoli. Si può selezionare la modalità e si può giocare con il clan in questo modo. Si può giocare anche chiaramente in modo normale. Ragazzi, questo qui era tutto per questo aggiornamento. Adesso andremo a fare due considerazioni su quanto sia positivo o no questo aggiornamento. Chiaramente da adesso in poi sono tutti, dico tutti, pareri personali. Allora, ragazzi, vi metto a tutto schermo. Secondo me questo qui sarà l'aggiornamento che stravolgerà di più il gioco. 4 carte nuove, una nuova arena, un nuovo baule, questa nuova modalità che si può fare sia con le gemme normali, chiaramente la prima entrata sarà free quindi sarà gratuita, sia con il clan. Un sacco di novità.
Clash Royale davvero non smette di rinnovarsi e questa cosa è bellissima. È uscito da quasi un anno il gioco e in un anno ha buttato fuori così tanti aggiornamenti che il gioco non si è mai bloccato. Non c'è mai stato un momento in cui tutti hanno smesso di giocare insieme e se è successo comunque con un nuovo aggiornamento sono davvero esplosi tutti. Come vedete il gioco stava un po' calando mesi fa, poi hanno introdotto le offerte speciali a pagare 4€, 10€, il baule leggendario e il gioco è riesploso su. Sono pieni di novità, hanno introdotto quattro carte secondo me che stravolgeranno totalmente il metagaming, davvero tutto verrà totalmente stravolto. Io sono contentissimo di questo update, non vedo l'ora di giocarlo. Si parla del 13 gennaio 2017. Ragazzi, io vi saluto e vi ringrazio, grazie di essere arrivati fino alla fine. Mi raccomando, hashtag fino alla fine nei commenti se siete arrivati fin qui. Io vi saluto e vi ringrazio. Da Piazza è tutto, un saluto e ciao!